carissimi amici, nuovo appuntamento con Ciacco e Libertà. Per le biografie dei grandi personaggi che hanno portato in alto il nome dell'Italia per festeggiare la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che appunto ricorrerà il prossimo anno, oggi andremo a parlare di Gaetano Salvemini. Il personaggio in questione nasce a Molfetta nel 1873. Giunse a Firenze dalla natia appunto a Molfetta nell'autunno del 1890, per cui a 17 anni, dove si formò perfezionandosi discipline storiche e geografiche. Nell'ambiente accademico dell'Istituto di Studi Superiori di Perfezionamento, allora uno dei centri appunto culturali e scientifici più vivi ed operosi dell'Italia post-unitaria, a contatto con docenti come Achille Cohen, Felice Tocco e Pasquale Villari, entrò in rapporto con i metodi della ricerca storica e con la salda conoscenza del valore civile dell'insegnamento che questi maestri riuscirono ad impartirgli. In quel periodo di studi universitari approfondì appunto l'interpretazione marxista del divenire storico, insieme alle istanze della sociologia positivista. Il connubio in qualche modo centrale della sua formazione fra la storiografia dell'antitesi di derivazione villariana e il determinismo economico e sociologico di Achille Loria, fu diciamo una presa di ispirazione dei suoi grandi maestri e mise insieme questo loro pensiero, fece una sorta di sintesi. Furono anni fondamentali quelli fiorentini per la sua attività di studioso e per il futuro impegno politico, ai quali egli stesso riconobbe più tardi di dovere tutto quello che sarebbe riuscito a fare in seguito. Gli avvenimenti tumultuosi della crisi di fine secolo, mentre avevano iniziato le sue peregrinazioni e insegnamento per la penisola, impressero una forte accelerazione all'evoluzione politica ed intellettuale di Salvemini. Dall'influenza delle pagine di Carlo Cattaneo al crescente interesse per l'impegno politico delle file socialiste fino a riflessioni sui problemi del Mezzogiorno. Gli interessi storiografici di Salvemini si spostarono progressivamente dal Medioevo alla più recente storia italiana, con un'interpretazione che si scostava dalle immagini della pubblicistica ufficiale, in cui si indicava nel conflitto tra le due componenti della vicenda risorgimentale, il partito monarchico, espressione delle grandi proprietà terriere, e quello democratico, più vicino alla borghesia imprenditoriale delle professioni, una chiave di lettura efficace ed incisiva degli avvenimenti del secondo Ottocento. Dall'inizio del nuovo secolo, quindi del Novecento, le tappe principali della biografia salviniana sono scandite dall'attività di docente, intrapresa nell'università a soli 28 anni, più giovanissimo, con la cattedra di storia moderna a Messina, dall'attività scientifica, ormai più rivolta alla storia contemporanea, per cui si è spostato dal Medioevo man mano fino alla storia dei suoi giorni, anche se al Medioevo, appunto, la sua prima passione, ritornerà con frequenza nella sua grande attività di studioso e dall'impegno politico. Attraverso l'esperienza dell'unità, le sciagure familiari, l'aperta ostilità al fascismo, lui è un grande antifascista, che gli procurò l'esilio dal 1925-1949, per cui quasi tutto il ventennio appunto fascista, in cui si stabilì in America insegnando a Harvard University, per cui è una delle università più prestigiose americane, e di definitivo rientro in Italia con la ripresa dell'insegnamento a Firenze tenuto fino a pochi anni prima della sua morte, avvenuta appunto il 6 settembre 1957 a Sorrento. La vicenda biografica di Salvemini trascorse fra la militanza politica, l'impegno civile, sempre rivolto all'azione critica delle leggerezze, delle debolezze della democrazia italiana, sulla base di una tensione costante verso i principi di libertà, democrazia e di socialismo, e le attività di studioso, nelle quali per larga parte si riflettevano le istanze e le idee che avevano informato la sua azione civile e morale. Detto questo, vi do un appuntamento alla prossima puntata, ancora saluto da Luca Marsi, ciao a tutti!